abbiamo la squadra degli scarpari, che sono i Fanatic 12. Su postina! Su postina! Su postina! Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Siamo qui di nuovo con un video del Fantacalcio. Purtroppo uscirà nel pomeriggio, quindi già è iniziata la giornata. Crotone-Atalanta è già iniziata mentre sto registrando il video, al momento è sullo 0-0, ma non è questo che ci importa. Direi che questa giornata qua al Fantacalcio è una giornata che la vedo abbastanza dura. Dopo il fuoco della settimana scorsa, questa settimana evito il momento di dire qualcosa o fare qualche tipo di pronostico. Direi che purtroppo settimana scorsa è andata male, avrete già visto il video, poi ve lo lascio comunque alla fine, di com'è andata la seconda giornata nostra. Bensì però adesso chiudiamo quel capitolo, passiamo alla terza. Questa settimana sono contro gli Speedball Stars. È una squadra che ha vinto la prima, ha perso la seconda, sicuramente questa giornata sarà in cerca di punti, ma io sono ancora più fungaiolo di lui perché sono ancora più cercatore, quindi vediamo un attimino come si imposta la giornata. Direi che le formazioni con le quali ci andiamo a scontrare sono: io come modulo ragazzi userò un 4-3-3, in porta Terrocranio, Atebor, Damian, Frabotta e Spinazzola sono i difensori, Çalhanoğlu, Pasalic e Akpa Akpro sono i miei centrocampisti, dove il mio tridente d'attacco è Zapata, Dzeko e Morata, dove al momento Zapata non sta giocando, però non si sa mai che entra nel secondo tempo e mette il golettino. Andiamo a vedere in panchina chi sono i sostituti: Dragoschi, Montipò, Jim City, Marusic, Letizia, Gagliardini, Bakayoko, Kurtic, Insigne, Piaca e Gervinho. Ok ragazzi, passiamo adesso alla formazione del mio avversario, quindi degli Speedball Stars. Come formazione lui usa un 3-4-3. In porta li troviamo Audero, difesa Di Marco, Augello, Bruno, Perez. Centrocampo li troviamo il Papu Gomez, Veretout, Politano, Ramirez. In attacco li troviamo Muriel, Belotti e Lammers. Bensì, un bel attacco di quelli prepotenti. In panchina li troviamo Mirante, Consigli, Ayan, Ghiglione, Ibanez, Chessy, Ricci, Locatelli, Berardi, Gabbiadini e Galavino. Direi un ottimo, proprio un'ottima panchina al momento. Quindi, speriamo vada bene. Il fuego, questa volta, dico la verità, non lo sento, ma sento il fueghettino, sento il fueghettino, questa volta sento il fueghettino, un qualcosa di piccolo che sta prendendo forma e sempre più ardore, forma e sempre più ardore. Settimana scorsa purtroppo mi è capitata così, l'ho presa in archivio, ma questa settimana mi voglio rifare. Non dico che la vinco, non dico niente, ma mi voglio rifare. Quindi questa volta il culo, il bel culetto che inchiappetto io, sono io a suppostare. Supposte a parte ragazzi, andiamo a vedere un attimo intanto le altre competizioni, le altre partite. Quindi ragazzi, troviamo poi The Red con gli AC Van Petsus, un bello scontro, dato che The Red sono, come dicevo, primi a punteggio pieno e i Van Petsus gli sono dietro attaccati, e può essere un bello scontro. Poi troviamo gli Yevka Bulls contro gli SS Pupenats, che quest'anno la rivelazione di questo fantacampionato sono proprio loro, gli SS Pupenats, che sono a 0 punti, mentre gli Yevka Bulls sono a 3 punti. Un'altra partita di quelle hard. Poi troviamo la squadra degli scarpari, che sono i Fanatic 12 ragazzi, che si incontreranno questa settimana contro i quattro amici al VAR, che l'anno scorso mi hanno fatto un boost qui così. Quindi i Fanatic al momento con questa squadra di scarpari se la sta giocando, diciamo che se la sta giocando. Lì dovrebbe essere anche rientrato un certo Cristiano Ronaldo, chissà se giocherà domani sera o meno, boh, vedremo. Queste sono le partite che avremo oggi. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video, aggiornamento di come è andata ovviamente questa partita. Spero, come dicevo prima, che sento questo fueghino dentro, un fueghino piccolino che sta prendendo pian piano forma, me lo sento proprio oggi. Oggi è una giornata che non voglio dire niente, ma lo dico, che oggi è una giornata dove gli faccio un boost e così agli Speedball Stars. Quindi ragazzi, già glielo sto accarezzando, lo sto bello preparando. E poi, su postina, su postina, su postina. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi anche in live, sempre su Twitch, tutte le sere al momento. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti, Best1488. Vi ricordo di passare anche sui miei social, Instagram, Best1488 e Telegram,
tutto in maiuscolo, bestia 1488, tratto basso YT, tratto basso TW. Vi lascerò come sempre poi qui sotto in descrizione il link dell'applicazione che usiamo noi, quindi Fantamaster. Mi raccomando ragazzi, quindi commentate, fatemi sapere come vanno le vostre partite, come stanno andando, in che posizione siete. Noi ci vediamo al prossimo video aggiornamento del Fantignorante. Bye bye amigos!